Siamo con Laura Ortensi della Contrada del Leocorno e con lei parleremo del cambiamento del ruolo delle donne nelle contrade nel tempo, come è cambiato. Ma allora, io devo iniziare dicendo che vengo da una contrada fortunata da questo punto di vista, perché nella contrada del Leocorno le donne hanno sempre avuto un ruolo importante, al di là delle cariche, anche se noi siamo state una delle prime contrade, partendo da una capitana vittoriosa, che peraltro mi piace ricordare perché è scomparsa recentemente, purtroppo, che era la marchesa degli anni 50, la marchesa Placidi Mazzarosa, che ha vinto due pali peraltro. Però nella Contrada del Leocorno, a partire dagli anni 70, le donne hanno sempre avuto un ruolo importante, hanno sempre ricoperto anche incarichi nel vicariato della Contrada e hanno sempre avuto la loro voce, che si faceva sentire chiara all'interno delle decisioni della contrada. Quindi, più che cambiamento, diciamo, può essere stato un consolidamento per quello che ci riguarda. In generale, poi, guardando quella che è la situazione attuale anche delle dirigenze delle altre contrade, le donne hanno preso spazio, hanno conquistato, abbiamo tante contrade che hanno priori donna in questo momento. Credo che sia un'evoluzione naturale. La contrada è un posto di possibilità. Io ho sempre pensato che la contrada fosse un luogo di possibilità e per le donne, più che altri luoghi, la contrada lo è stato. La contrada ti cresce, specialmente, questa è la mia esperienza poi, dandoti l'idea che puoi fare tutto. Io sono cresciuta con l'idea che nella mia contrada potevo fare tutto quello che volevo se era nelle mie possibilità e se avevo le capacità. Cioè, cresci sapendo che devi trovare la tua strada all'interno della contrada, ma la contrada ti dà questa possibilità. Quindi credo che sia un'evoluzione naturale quella che stiamo vivendo. Anche il fatto che la maggior parte delle contrade, credo forse tutte ora, abbiano, diciamo, rivisto il ruolo delle donne cambiando i gruppi femminili, che poi sono rimasti come enti, diciamo, naturali all'interno della contrada, ma non hanno più una struttura. Credo che sia un'evoluzione probabilmente naturale. Non è un tornare indietro, un diminuire il potere delle donne, ma è un dire che le donne non hanno più bisogno di un organo che le rappresenti perché hanno un loro ruolo naturale, normale, riconosciuto al pari di quello degli uomini. E quali possono essere, semmai, anche diciamo, le differenze che possono restare però in maniera, diciamo, costruttiva? Nel senso, cosa portano in più le donne all'interno della contrada? Le donne sono multitasking, ora sembra di dire una cosa banale, però le donne hanno la capacità di muoversi su più fronti, possono fare tantissime cose in contemporanea, questa è una dote innata. E hanno la capacità di mediare spesso, laddove gli uomini sono più duri e dove hanno questa difficoltà, io lo vedo in tutti gli ambienti, forse anche nel lavoro che faccio, le donne hanno una capacità di adattarsi alle situazioni molto rapida e questo nelle contrade, specialmente nel 2017, è fondamentale, è importante. Lei è stata in passato vicario addetto alle pubbliche relazioni, un ruolo particolare e diciamo anche innovativo. Di che cosa si occupava e più che altro perché è necessario secondo lei un ruolo del genere? Allora, il provicario alle pubbliche relazioni nella Contrada del Leocorno si occupa di tutto quello appunto che riguarda la comunicazione, quindi lavora a stretto contatto con tutto il reparto della cancelleria, si occupa di tutto quello che esce dalla contrada a livello di comunicazione, di pubblicazioni, si occupa del giornalino, del periodico che esce appunto a nome della contrada. È un ruolo che può sembrare un po' anomalo, perché in fin dei conti le comunicazioni di contrada spesso possono essere comunicazioni standard. Io credo che al mondo d'oggi, con la rapidità con la quale le comunicazioni, le notizie si muovono, siamo nell'era dei social, quindi dobbiamo tener conto anche di questo aspetto. Non siamo più nell'era in cui ci si limitava a mandare una lettera per comunicare con contradaioli, adesso abbiamo notiziari online, mail, Facebook, WhatsApp, abbiamo tutto quanto. Il provvisorio alle pubbliche relazioni è importante perché in ogni caso la comunicazione che esce dalla contrada deve essere sempre una comunicazione univoca, deve essere una comunicazione che tutela la contrada, che tutela i criteri della festa e questo è importante.
importantissimo. Noi lo vediamo come tutto quello che riguarda le contrade della festa ora si muove con una velocità impressionante, non sempre a nostro vantaggio, noi non riusciamo a filtrarlo, quindi almeno all'interno delle contrade è importante che ci sia un filtro e che ci sia un controllo di tutto quello che va fuori, perché logicamente quello che va fuori poi si disperde e quindi può arrivare anche a persone che possono farne un uso sbagliato, possono non essere in grado di comprenderlo. Credo che sia un ruolo importante. In realtà, a guardare gli organigrammi delle altre contrade, anche chi non ha un vero e proprio provicario alle pubbliche relazioni, ma ci sono per esempio tantissime contrade che hanno addirittura addetti al sito internet, addetti al web, quindi è un adattamento che le contrade stanno facendo. È un po' come quando, io lo paragono un po' come quando negli anni 70 ci fu lo spopolamento dei territori, per cui le contrade, in quel caso le società di contrada si dovettero reinventare, cioè dovrettero iniziare a pensare nei nuovi modi per coinvolgere le persone, farle venire in società, inventare cose nuove. Questo è un po' quello che dobbiamo fare ora, secondo me, nel mondo della comunicazione, cioè dobbiamo reinventarci e riuscire a stare al passo con questi tempi senza perdere però tutto quello che è nostro e quindi la nostra tradizione e il rispetto della nostra cultura. Prima ha parlato di social, che è un problema importante per, visti anche gli ultimi accadimenti in città, come possiamo usare questo strumento in maniera costruttiva? Ma allora, è difficilissimo, questa è una domanda da $1 milione, perché logicamente noi possiamo controllare tutto quello che parte dalla contrada, quindi è importante che le contrade nella loro comunicazione siano sempre molto attenti. Di base c'è una forma di educazione che dobbiamo continuare a fare nei confronti dei giovani, credo, perché logicamente i giovani si trovano a vivere su due realtà parallele, la realtà del mondo esterno del 2017 che è molto veloce e che impone di condividere tutto e la realtà della contrada che ti deve invece insegnare che non tutto va condiviso, che prima di condividere qualcosa devi pensare a un interesse superiore che è quello della contrada. È un po' difficile, ma io credo che abbiamo sempre la possibilità di farcela.